mentre una delle ultime che ci ha comunicato, che riesce a comunicare tramite sua figlia che studia all'Accademia di Belle Arti di Venezia, che per fortuna è qui, e forse sarà qui tra un mese, Mariko Satomi. Da Sendai, però non da Fukushima, ma sono proprio affiancati, tanto che la biennale è la loro ventennale. Spero che riesca a venire qui sia per quello che avrebbe dovuto presentare, che dovrà presentare nell'ambito di una edizione di interazione interamente al femminile, e sia per testimoniare un po' di quello che è stato, di quello che sarà. Le ultime notizie che lei ci fa arrivare sono che è probabile comunque che quell'area possa essere dichiarata non abitabile, non avvicinabile per i prossimi 10 anni. Quindi, contrariamente a quello che lo stesso governo giapponese dice, cioè che tutto si risolverà, eccetera, 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 in realtà rischia di essere come al solito un bubbone molto più